Allora ragazzi, qui è Delta 28 e siamo in alto ora su un coso qua, come si chiama? Doom 3, scusatemi. Volevo fare Hai una molto cosa. tempo, Maria, meglio che ti muovi. No. Non possiamo più tornare indietro. No, perché volevo fare una cosa. Mi sono ricordato ora che... Vi ricordate quando vi ho detto che dovete ascoltare gli audio, no? A parte che devo sparare troppe volte, quindi... No, non posso avere nessun ricarica, niente, ok, vabbè. Non hai molto tempo, Marina, meglio che ti muovi. Sì, qua mi comando. Vi volevo far vedere questo, il pad. Mi sono scordato di farvi fare questo. Che purtroppo mi sono scordato che vicino all'ascensore dove siamo stati ci stavano i cosi dei codici, vi ricordate bene? Registrazione audio del tecnico della manutenzione Adam Bernish, 10 novembre 2145. Ecco. Questa mattina ho sistemato le giunture degli scudi termici senza alcun Sono degli problema. audi Però da mi è capitato ascoltare. qualcosa di strano mentre ero laggiù. Poco dopo aver sistemato la prima giuntura ho chiaramente sentito sussurrare. Sono andato a guardare chi fosse, però non ho trovato nessuno. Ho controllato i registri di servizio ed ero l'unico cui oggi fosse stato Bene, assegnato può il compito ascoltare di l'audio monitorare. mentre si può... L'esperienza sommata alle storie che si sentono dai tizi dei laboratori Mentre dell'età mi hanno giochi... fatto una paura del diavolo. Inizio a odiare le carni nella zona di protezione sotterranea. Gente che ci lavora un po' strana, senza contare i sussurri. L'intero posto fa paura. Aspetto continuamente di essere assalito. Assicuri i miei attrezzi e il modulatore rovinato nell'armadietto vicino all'ascensore di servizio. I tecnici possono accedervi usando il codice 396. Fine registrazione. Allora, quello che avete sentito, spero che avete sentito, era gli audio, avete visto quel CD che si trova? Si devo sempre ascoltare. Mo' ci sta il 39, no, il 329, il 396, scusatemi. È un codice che voi dovete sempre scrivere, questi codici che sentite tramite audio, tramite ricerche, tramite tante cose, tramite anche letture, perché sicuramente se ve li tenete potete sbloccare tutte le cose che troverete da sbloccare, e soprattutto se siete agli inizi del gioco e avete ricominciato da capo, siete avvantaggiati, e lo consiglio veramente tanto questa cosa. Detto questo, mo posso continuare a giocare questa seconda parte. Ehi, non vedo arrivare qualcuno da quella direzione da un po' di tempo. Bene. Benvenuto nelle segrete, fratello. Goditi il soggiorno. Sei curioso, eh? È questo quello che faccio tutto il giorno. Mi fa piacere. Mo, vedete questa cosa? Io potrei volentieri anche spostarmi. Ehi, non toccare! Perché ho fatto questa cosa? Ve lo dico subito perché. Perché se questo non me lo sposta, questo coso si potrebbe utilizzare per altre cose. Per esempio, in un secondo momento questo coso dovrebbe cadere. O può cadere di qua. Se dove era si trovava prima, cadeva di là. Quindi a questo punto lo lasciamo cadere qui. Spero di aver fatto la cosa giusta, perché se no mi incazzo. Spero, perché questo coso dobbiamo utilizzare per muoverci, perché se vogliamo andare dall'altra parte noi possiamo risalire lì e possiamo ritornare qua, mentre se facciamo il contrario, lo lasciamo di quella parte o dall'altra parte, non ci possiamo più muovere, e se andiamo lì dove là è chiuso, però in teoria più avanti si può aprire, rimarremo bloccati. Mi è successo una volta. Bene, possiamo andare. Vedete, possiamo muoverci molte cose. Spero che non mi sposta qualcosa che voglio che lascia al centro. Bene, andiamo di qua. Ehi, Porca miseria. Stai cercando lo scienziato? Non sono sicuro che tu voglia trovarlo. Ma che Vedi, punto? Mi ero scordato del mini jumpscare. non ascoltarmi. Non fare caso a quello che dico. Ma è sempre a me o mi hai contattato, che vuoi? Non dovrei parlarne. Va bene. Munizioni.
qualcosa di armatura, vabbè. Beh, possiamo andare. Mamma mia. Questo gioco mi è sempre piaciuto. L'ho fatto un milione di volte. Non è così difficile. E allora striscia col tuo culone qua giù e fatelo da solo. Ma mi pagano per assicurarmi che lo faccia tu. Finisci il collegamento, così possiamo continuare. Cioè, praticamente è una parola di Dodge, non so se avete sentito. E la cosa divertente è che ci pare con loro dicono che sono occupati. Amico, non posso proprio aiutarti. Sono piuttosto occupato. Ma se stavi parlando di cibo prima. Forse prima non mi hai sentito. Sì. Ma devo restare concentrato. Stai parlando di cibo con un altro tizio che si trova dall'altra parte. Ok, va bene. Ecco qua, vedete questi, tutti questi cosi, codici qua, che non posso farle ogni po', perché alcuni dicono pure il numero, quindi queste sono le cose da ascoltare. Ecco. E la cosa bella è che posso colpire alle lattine. Ok. Vedete che mi sta illuminando il pad per dirvi che è una nuova cosa. Eccolo. Dai, ascoltiamolo. Salve, qui parla Grant Baston, supervisore servizi ambientali. Oggi è il 19 ottobre. Ho sentito un numero allarmante di rapporti su alcune cose inspiegabili. Trovarsi su un altro pianeta e lavorare sottoterra è sempre stato un po' strano, per cui sono comuni le segnalazioni di cose fuori dal comune. Ciò che mi preoccupa è che il numero di queste segnalazioni è salito drammaticamente. La gente ha davvero paura. Le voci che corrono sugli esperimenti nel complesso Delta non aiutano di certo, come non ci aiutano i cali di tensione. Le luci che tremolano continuamente, la corrente che se ne va a volte per diversi minuti, la gente qui comincia a spaventarsi sul serio. Faccio del mio meglio per mantenere tutti in riga, ma siamo sempre a corto di manodopera. Ogni giorno c'è qualcuno che si dà per malato. Manterrò il direttore informato della situazione e continuerò a registrare i rapporti mano a mano che mi arrivano. Fine registrazione. Allora, questi audio li potete sentire sia durante la partita o comunque col menu, che si sente meno rumori. A voi la scelta. Voi della manutenzione fate così fatica a far funzionare queste apparecchiature. Solo che la squadra scientifica pretende molto da questa apparecchiatura. Basta con le scuse, faccia il suo lavoro e fornisca alla squadra scientifica ciò di cui ha bisogno. Beh, sto facendo di tutto, ma non riesco a spiegarmi alcune anomalie comparse nei sistemi. È davvero strano. Lo faccia e basta. Mi fa ridere che tutti sti personaggi una volta erano praticamente copia e incolla. Hai l'abitudine di arrivare così alle spalle della gente? Esagerato. Con tutte le cose strane che sono successe abbiamo i nervi a fior di pelle. Giusto. La zona del garage è proprio oltre quella porta. Ora smetti di importunarmi. L'equipaggiamento è influenzato da una strana forma d'energia. Allora, a parte che sono tutti cloni, guardateli, hanno quasi stesse facce e quant'altro, ma piccoli dettagli. Dobbiamo andare di qua. Abbiamo quasi arrivato. Madonna, l'ansia. State calmi. Io so un po' a memoria il gioco. Cioè il gioco, l'inizio, ma non esageriamo. Ma non è che mi ricordo tutto, anzi non ce l'ho manco molto presente, tante cose. Il tizio che gioca a Pokémon Go, a Fortnite sul tablet. Sei il tipo nuovo, quello diretto al vecchio centro comunicazione? Faresti meglio a muoverti, amico. Questo passaggio non arriva fin là. Giusto. Vorrei fare una passeggiata dal compartimento stagno. Non ti preoccupare, la tua tuta ha ossigeno in abbondanza. Beh? Cosa stai aspettando, Marie? Muoviti! Così, cioè, sembra che sto concentrato a giocare, quindi non posso. Beh, prendiamo questo. Io speravo di riuscire a prendere il suo... Cosa stai aspettando, Marie? Ricorda che io posso ammazzarli. Posso spararli e farle male, ma non lo faccio. Sì, perché in teoria potresti, però... Cioè, infatti, il comandante nostro, il tenente, il sergente di prima, ci dice che dobbiamo portare lo scienziato... Mamma mia. Lo scienziato vivo lo dobbiamo portare via. Senza fai del male. Quindi questo che significa? Che praticamente possiamo far del male tecnica in DC. Ok. Ah, qua c'è. Là sopra devo andare. Lasciate stare, so benissimo il perché. Che poi il bello già ci sono i cosi di sangue qua, del team. Che sono munizioni.
munizioni per la pistola. La pistola qua si usa molto. Alcuni userebbero già il fucile, ve lo dico io, fucile e mitra sono quelli che vengono usati di più. Fucile in senso di fucile a pompa. Cosa gli ho sconsiglio? Devi muoverti lassù. Controlla la zona che ti è stata assegnata e riporta il tuo culo a Marsi. Ma sta calmo, madonna. Ah, dobbiamo andare qua. Stiamo quasi arrivando all'obiettivo, Mo, per chi non conosce Doom, mo sembra tutto tranquillo, almeno per il momento. Ti dice, ah guarda che faremo, succederà questo fra poco. Ovvero tra 3, 2, 1, 0. No, no! Per favore, devi lasciarmi spedire questo messaggio. Devono essere avvertiti finché c'è tempo. Non posso, non sai cosa ho visto. Non puoi capire o comprendere. Il diavolo esiste. Lo so. E ho capito che esiste. Ho costruito. Ho dei valori fuori norma qui. Non da stare. Il portale sta cedendo. Cos'è quello? C'è un miscuglio tra... C'è un miscuglio tra... le cose fantascientifiche e demoniache. Guardate bene lo schermo e guardate che è successo a quello. Ecco. Oh! Basta. Calmo. Me l'ho scordato di lui. Sì, tutto c'è l'autosalvataggio. Siamo attaccati da una forza non identificata, legata al quartier generale per riorganizzare. Che succede? Vediamo qua. La via sequenza. Ok. Sono palesemente controllati da dentro. Sono controllati più dietro pazzi. Ok. Ma no, ma devo sopportare questi qua che urlano. Madonna. Qua c'era uno, sì. E poi mi ricordo a memoria. Bella. Qua devi essere brava a sparare a mirare, State buoni. Ma non è il momento. Ma non mi fate venire l'ansia. Ah, quando questo è un jumpscare che non mi fa più effetto. Capi squadra, rapporto, passo. Dai, prendiamo sta bomba. Comando, dobbiamo... No, non riesco mai a prendere. Sono saltati nel sottolivello, funzionano solo i sistemi di emergenza e di soccorso vitale. Abbiamo cercato di ripulire l'aria. No, ho sbagliato, sì. Ho sbagliato il tasto. Vediamo un po'. Qua dovrebbe apparire un altro. Almeno tre colpi lo devi sempre fare. Ho perso degli uomini! Qua c'è dovrebbe stare uno. Fuori uno. Vediamo qua se possiamo andare. Cosa? Non ci gioca da un bel po' di tempo. Non è che diventa qualcosa, no. Attenzione, braccio della unità in movimento. Subito la porta al quartier generale. Attendete ulteriori ore. Secondi. Ah, mo si sta stabilizzando. Ma là c'è qualcuno, ma c'è qualcosa. Poi scende. Ah. Oddio, non l'avevo visto! Non ce la faccio
comunque grazie. È vero, era nascosto qui, vabbè, giustamente essendomi nascosto. Aspettate. Madonna, che razza è qui? Madonna, sta regalando il tizio. Comunque, grazie per le munizioni. Ecco, l'avevo vista a occhio, l'ho visto. Ecco, fuori un altro. Vedo se qua c'era qualcosa da fare. No, stai calmo. Se non sbaglio, qui c'era qualcosa. Dai, là sopra devo andare. Te muori, non si sa mai. Ho preso una cosa che dovevo prendere, però dovrei salire qui sopra. Eccolo là. Eccolo. Però lì io devo saltare con sé. Come ci arrivi lì? Copritelo ragazzi, copritelo! No. Vediamo se. Aspetta. No, non lo so fare. Non so come si fa. Vabbè, posso far solo così. Ok. Ho preso qualcosa. Piuttosto, fatemi vedere che cosa ho preso. Richiesta corrente. Registrazione di Fran De Lau, responsabile ingegneria assegnato alla produzione di energia. 18 ottobre 2145. Lo stato operativo della rete è attualmente del 23% al di sopra della capacità nominale. Ho aumentato i turni di lavoro di tutto il personale a 12 ore nel tentativo di soddisfare la richiesta. Okay. Il bisogno costante in continuo aumento del complesso Delta sta creando problemi. Inizieremo a perdere sistemi vitali se dovessimo rimanere a questi livelli ancora lunghi. Vi chiedo il permesso di requisire componenti da altri dipartimenti per riuscire a mantenere operativo il nostro equipaggiamento. Va benissimo. Non so cosa stia sto facendo del momento. Le richieste costanti sono già un problema. La situazione non comincia a migliorare. Se non si capiva quello che diceva alla fine, però va bene. E registrazione questo? Di Fran De Lau, responsabile ingegneria assegnato alla produzione di energia 24 ottobre 2145. L'unità principale è afflitta da continui problemi di recupero. Nella sola ultima settimana ha avuto altri due sovraccarichi delle valvole. Questi sovraccarichi possono distruggere le valvole e causare fiammate piuttosto pericolose, che sviluppano abbastanza calore da incenerire ogni strumento nei pressi. Fino ad oggi abbiamo avuto un solo ferito a causa di questi problemi, soprattutto grazie all'intervento tempestivo della squadra di ingegneria. Okay. La nostra procedura di inserimento del codice d'avaria 842 si è dimostrata efficace e raccomando di non cambiarla. Dobbiamo ricordare 842, però non mi ricordo mo in quale. Dobbiamo... No! Oh, grazie! Ti ho salvato, però non mi ricordo più cosa ti faceva, ti aveva salvato. Ti faceva qualcosa. Qua se non sbaglio c'è un classico jumpscare. Classico dei vecchi videogiochi. Ma però cavolo. Classico, non mi frega la grafica. Sì, alcuni me li ricordo a memoria. Allora, voi credete veramente che qua non si passa? Cioè, guardate là, c'è sta U, che bello, prendiamo armamenti come fosse che... Voi credete che qua non è una trappola? No, ma cos'è questo? Mica è una trappola, no, non è una trappola, ma cosa te lo fa credere che è una trappola? Ah, boh, non lo so, forse no. No, vabbè. Sì, perché qui c'è la pompa per altre occasioni. Dai. Si muovo troppo a storia. Beh, almeno li ho ammazzati, peccato che mi aspetta di usare lo scudo. Ah, ma forse perché lo scudo lo sono a posto per il momento. Eh sì, ho voglia, lo scudo sto a posto. Bene, ho fatto la trappola. È un po' pesante. Bene. God.
però qui c'era qualcosa che mi ricordo più troppo bene. Quando si spengono le luci. Qua c'era qualcosa. Oh, è morto. Ma qua c'era un jump per bambini puttana. Madonna, mi ha fregata la grande. Ma ci sta uno che dovrebbe venirmi da... Ma qua c'era qualcosa. Ecco, vedete che io mi ricordo tutto. Ah, giusto, che quel coso non lo puoi usare sempre. Vabbè, mi ricordavo che c'era una cosa. Oh, è fatta. Quell'altro era nascosto qua, si era aperto, vero? So che vuole aprire per fuori. Qua io mi ricordo di qualcuno di pericoloso. E quindi è il momento di usare le armamenti pesanti. Facciamoci strada con tutto quello che abbiamo. In teoria dobbiamo passare prima di qua. Aia. Sono stato stupido, però. Sono stato veramente stupido, però. Sì, sono stato leggermente stupido. Io mi ricordavo che potevo prendere un po' di culo. Aspetta, vediamo se... Dimmi che non l'ho preso, non l'ho preso. Sono stato stupido, lo so, lo ammetto, lo confesso. Sono stato stupido, perché ho poca... Si è lodato. Bene. Ora posso andare. Però dovete scattare... Ma quanto sei bello proprio. Sì, molto bello. Bene. Molto pericoloso, vero? Eh sì, era effettivamente pericoloso. Qua eravamo... Sì, qua dovevo salvare il tipo. Oddio. Ok, questo mi ha fregato. Sì, mi guardo sempre dietro perché ci stava uno che poi ti seguiva prima o poi, ma non mi ricordo in quale momento. Oddio, ora mi ricordo. Guarda, uscire proprio ora. No. Quando è? Oddio! No. È tempo all'epoca però. Allora, io me lo ricordavo, però mi ha fregato. Il tizio è nascosto qui. A posto. Niente, anche se te lo ricordi bene, succede sempre qualcosa. Ah, vabbè, questo è nascosto qua, lo so che cosa. Aspetta, ma qui non dovrebbe andare a seguirmi. Fra poco devo staccare. Devo... Però... Sì, perché mi sono andato a sveglia che è l'orario. Oddio! No, calmati. Mi avete fregato la grande, lo sapete? Ah, ma ci sta il coso da cura là. Che bello, non l'avevo visto. Beh.
Quindi ho fregato quello che dovevo fregare. Sono entrato pure accidentalmente dove non dovevo entrare, ok? Bene ragazzi, credo che stoppiamo qui, perché c'è ancora da fare, ragazzi, c'è ancora da fare. Questo è un lungo spazio un atto rilassante. Ok. Aspettate, se non sbaglio qua c'era qualcosa. Ok, no. Allora, a posto. Bene ragazzi, qui vi saluto, qui Delta 28. Salviamo, guarda, salvo poi davanti ai vostri occhi. No, e so cretino. Allora, elimina. Aspettate. What? No, non ci credo a te. Oddio. Vabbè, chiudi programma. Si è crashato mentre stavo mentre lo stavo salvando. Vabbè, ho salvato. Al prossimo video. No, dai, che comico. Al prossimo video, dai. Alla terza parte. Intanto sì, sto scaricando Destiny 2. Sto riscaricando. E mi farò soltanto un gameplay. Bene, ragazzi, qui dal 38 passo e chiudo. Con bel crash oltretutto.